Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video per la manutenzione della bici. Dopo aver visto come ingrassare i perni dell'ammortizzatore e i vari leveraggi, ingrassiamo anche la sella stessa. Per fare ciò servono sempre dei guanti se non vi volete sporcare, brugole per svitare l'attacco manubrio e il tappo e del grasso. Io consiglio del grasso al litio perché ha una buona resistenza all'acqua. Prima di iniziare il video vi invito ad iscrivervi al canale, visto che sta crescendo notevolmente e mi supporta tantissimo a portare video sempre più di qualità. Detto ciò, perché dobbiamo ingrassare la serie sterzo? Bisogna ingrassarla perché con l'utilizzo e la pulizia della bici si tende a togliere il grasso, specialmente se utilizzate una lancia ad alta pressione che si toglie lo sporco con molta più facilità, ma tende a penetrare anche all'interno dei vari componenti. Bisogna ingrassare la serie sterzo anche perché dopo un po' di utilizzo della bici potrebbe fare degli scricchiolii o più semplicemente per visionare lo stato d'usura dei cuscinetti. Inoltre, su questo video vi farò vedere come notare se ha gioco proprio la serie sterzo e come regolarlo. Detto ciò, iniziamo subito a lavorare sulla serie sterzo ed a ingrassarla. Smontiamo subito queste due brugole. E fatto ciò, smontiamo anche questa in testa. Teniamo la forcella da sotto e togliamo il tappo. Come molliamo la forcella, tenderà a scivolare verso il basso. Estratto con cura la forcella, togliamo il coperchietto sopra, la boccola, e vediamo già che è abbastanza secca e sporca. E qui è presente il cuscinetto. Nella parte sotto invece abbiamo il cuscinetto già in mano. Puliamo cuscinetto e guide varie per poi reingrassarlo. Controlliamo anche in che stato è il cuscinetto o se c'è un'usura. E dovremo cambiarlo, altrimenti lo ingrassiamo soltanto. A questo punto, con tutti gli elementi puliti ed intonsi, in buone condizioni, andiamo ad ingrassare. Visto che ci sono, gli spessori in alluminio li tolgo e monterò questi spessori in carbonio che non servono a niente, però mi piacciono di più. Ora abbiamo ingrassato la serie sterzo. Andiamo a vedere come regolarla. Con la bici a terra freniamo col freno anteriore e spingiamo leggermente la bici. Se come in questo caso non notiamo nessun gioco, possiamo raddrizzare il manubrio e stringere le due viti dell'attacco manubrio. Se invece notassimo del gioco, come in questo caso, dovremmo valutare se il gioco è realmente della serie sterzo o degli steli. Come si fa a valutare questa cosa? Pieghiamo lo sterzo ed anche la forcella di 90 gradi. Tenendo sempre frenato con l'anteriore, mettiamo due dita in prossimità della serie sterzo e spingiamo. Si sente benissimo che il gioco è dovuto alla serie sterzo. Vi faccio vedere meglio. Vedete che se spingo si muove la serie sterzo? Questo problema può venire per diversi fattori, come ad esempio una bici nuova e i cuscinetti, essendo nuovi, ovviamente si devono adattare e possono creare un po' di questo gioco, oppure c'è stata una cattiva regolazione. Per togliere questo gioco dovremo agire principalmente sulla vite in testa. Stringiamo leggermente e proviamo a frenare. Se arriviamo al punto di stringere a morte questa vite, vuol dire che c'è un problema strutturale del canotto o dei cuscinetti da sostituire. Regolato per bene lo sterzo, andiamo a stringere le viti dell'attacco manubrio. Proviamo un'ultima volta e la bici non ha più gioco sulla serie sterzo. Finita questa piccola manutenzione, abbiamo dato lunga vita ai cuscinetti per avere una bici affidabile. Se avete qualsiasi domanda, scrivetela pure nei commenti o all'email che ti lascio qua sotto.
Mi raccomando, serrate sempre con la chiave dinamometrica ogni vite che togliete o allentate nella bici. Questo per garantire la giusta coppia di serraggio. Nel caso dell'attacco manubrio, le coppie di serraggio sono poste solitamente in prossimità delle viti. Se non doveste trovarle, vi lascio in descrizione una tabella con tutte le coppie di serraggio universali. Ci vediamo nel prossimo video, nel quale vi spiegherò come sostituire la corona SRAM X-Sync. Quindi non perdetevelo. Ringrazio tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto e ci vediamo al prossimo video.